Valentina Santarpia, che cosa si intende per povertà educativa? Proviamo a spiegarlo, non è semplicissimo. Allora, la povertà educativa indica quell'impossibilità per i minori di apprendere, sperimentare, sviluppare e anche far fiorire liberamente le capacità, i talenti, le aspirazioni. Purtroppo, a causa delle difficili condizioni economiche, infatti, molti bambini, ragazzi, non hanno le stesse opportunità dei loro coetanei che invece vivono in situazioni economiche migliori. La povertà educativa, ricordiamolo, è una povertà che nessuno vede, nessuno denuncia, ma che agisce tanto sulla capacità di ciascun ragazzo di scoprirsi, di coltivare le proprie inclinazioni, il proprio talento. E le conseguenze ricadono sull'apprendimento dei ragazzi e anche sul rischio, ahimè, di entrare nel circolo vizioso della povertà, cioè povertà economica che genera quelle educative e viceversa. In sostanza, chi non riuscirà a studiare difficilmente riuscirà ad avere posizioni socialmente ed economicamente elevate. Tra i primi a parlare di povertà educativa c'è stata Save the Children. Questa è Carlotta Bellomi, responsabile dell'unità scuola dell'associazione. Per povertà educativa intendiamo la difficoltà che un bambino o un ragazzo deve affrontare per sviluppare i propri talenti e le proprie ambizioni. In Italia ci sono tantissimi bambini e ragazzi che vivono in contesti in povertà educativa e quindi non hanno la possibilità di far fiorire i propri talenti e di crescere sviluppando tutto il loro potenziale. Trattandosi di un fenomeno complesso, non è affatto semplice darne una misurazione. La povertà educativa riguarda infatti diverse dimensioni, opportunità culturali, scolastiche, ma anche relazioni sociali, attività formative, e tutte devono essere tenute in relazione tra loro. Ma quanti sono i bambini e i ragazzi in questa condizione? Alcuni dati forse possono aiutarci a contestualizzare il fenomeno. In Italia il 12,5% dei minori di 18 anni si trova in povertà assoluta, parliamo di povertà economica ovviamente. Significa che oltre 1.200.000 ragazzi vive in una famiglia che non può permettersi le spese minime per condurre uno stile di vita accettabile. Di questi, ben mezzo milione abita nel Mezzogiorno, nel sud d'Italia. Un disagio economico che spesso si traduce in divario educativo. Un esempio pratico: molti bambini in situazioni economiche difficili non possono permettersi i libri scolastici, la possibilità di partecipare a un evento, di visitare una mostra. Quali sono le conseguenze? Beh, quella principale è che in Italia un minore su sette lascia prematuramente gli studi. Quasi la metà dei bambini adolescenti non ha mai letto un libro, quasi uno su cinque non fa sport. Bambini e adolescenti in tutto il paese che praticamente vengono privati delle opportunità educative e dei luoghi dove potrebbero svolgere attività artistiche, culturali, ricreative, che ovviamente farebbero raddoppiare la possibilità di migliorare le competenze, ma anche di costruirsi un futuro migliore. I recenti dati OCSE PISA elaborati dall'Università di Tor Vergata per Save the Children ci indicano come i ragazzi delle famiglie più povere abbiano risultati in lettura e in matematica inferiori ai coetanei. Ad esempio, non raggiungono le competenze minime in matematica e lettura il 24% dei ragazzi provenienti dalle famiglie più svantaggiate, contro il 5% di quelli che invece vivono in famiglie agiate. Un fenomeno negativo perché porta le disuguaglianze economiche, educative, culturali, sociali a tramandarsi da genitori a figli. Un esempio per tutti: i figli dei diplomati purtroppo avranno meno opportunità dei figli dei laureati e così via. In che modo la pandemia ha peggiorato le cose? La didattica a distanza, la famosa DAD, non ha raggiunto tutti i ragazzi in maniera omogenea, diciamolo. Un minore su otto tra i 6 e i 17 anni non ha un computer o un tablet a casa, circa uno su cinque nelle regioni del sud. Sentiamo ancora Bellomi. La pandemia purtroppo è stato un grandissimo acceleratore delle disuguaglianze, disuguaglianze che è importante ricordarci esistevano già prima della pandemia Covid-19. Su questo aspetto la scuola ha giocato un ruolo importante perché la scuola dematerializzata ha ingigantito queste disuguaglianze, non permettendo a tutti un accesso di qualità. In Italia ci sono tantissimi bambini e ragazzi che non hanno accesso a un dispositivo, non possono contare su una connessione. Ci sono anche tanti bambini e ragazzi che non hanno le competenze base per navigare in sicurezza e per esercitare la propria cittadinanza digitale. In questi casi, quindi, con assenza di dispositivi oppure con anche una scarsa competenza digitale, ecco, la didattica a distanza in questi casi è stata poco efficace.
Per molti bambini poi la scuola è anche l'unico contesto in cui poter, per esempio, accedere ad un pasto proteico. Ecco, con la scuola chiusa o con la scuola singhiozzo che abbiamo vissuto in questi mesi, tanti bambini e ragazzi hanno rinunciato all'unico pasto proteico al giorno. Durante il lockdown, più di un ragazzo su 10 non è riuscito a studiare a distanza, mentre uno su 5 ha potuto farlo, ma solo saltuariamente. Uno studente su 4 ha riscontrato problemi di connessione, mentre per 14 su 100 l'uso del software per la didattica a distanza risultava troppo complesso. In sostanza, alla fine possiamo dire che più di un adolescente su 3, tra i 14 e i 17 anni, non ha alcuna competenza digitale nell'uso della rete e delle nuove tecnologie. Un divario davvero importante. Cosa si fa per provare a restringere questo divario? Dobbiamo partire da un presupposto. L'Italia continua ad essere un paese vietato ai minori. Mentre il numero dei bambini in povertà assoluta è triplicato negli ultimi 10 anni, la spesa pubblica a loro destinata continua invece a rappresentare una quota marginale degli investimenti. Ecco perché diventano fondamentali tutti i progetti, anche privati, mirati a contrastarla. È il caso di Youth Future, il progetto di Save the Children e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, che poi sarebbe la piattaforma operativa che CDP ha creato nel dicembre dell'anno scorso per progettare soluzioni innovative insieme alle migliori energie dell'Italia. L'obiettivo è proprio quello dell'inclusione, della cultura, della crescita. L'iniziativa Youth Future, che voleva rafforzare le competenze digitali dei bambini e degli adolescenti nel paese, ha coinvolto oltre 3.200 studenti in 83 scuole primarie e secondarie in 12 città italiane. Di nuovo Carlotta Bellomi. Youth Future proprio si inserisce in questo contesto, in un contesto in cui, se da una parte internet e le tecnologie digitali sono sempre più importanti, dall'altra vediamo come emergono in maniera sempre più preoccupante disuguaglianze e divari, sia rispetto all'accesso che rispetto alle competenze. Youth Future insiste e lavora affinché siano rafforzate le competenze digitali di bambini e di ragazzi e allo stesso tempo promuove la loro partecipazione. Grazie al progetto i ragazzi possono far sentire la loro voce e possono essere protagonisti del cambiamento che auspicano. Il progetto Youth Future prevede diversi corsi di formazione per docenti, proprio per sostenerli in questa fase delicata e per lavorare insieme a loro anche sull'innovazione didattica, affinché questa crisi che la scuola sta vivendo in maniera molto forte possa essere anche invece un'occasione per ripensare la didattica, per ripensare la scuola e per immaginare una scuola che sia sempre di più a misura degli studenti e dei loro bisogni e delle loro aspirazioni. I dati mostrano come povertà economica e povertà educativa si alimentano dunque a vicenda, perché la carenza di mezzi culturali e di reti sociali riduce anche le opportunità occupazionali e allo stesso tempo le ristrettezze economiche limitano l'accesso alle risorse culturali ed educative. Questa condizione nel breve periodo mina il diritto dei minori a realizzarsi, a gratificarsi personalmente, ma nel lungo periodo riduce la stessa probabilità che da adulto quello stesso ragazzino riesca a sottrarsi da una condizione di disagio economico. Per questa ragione negli ultimi anni si investe moltissimo anche sull'educazione finanziaria dei bambini e dei ragazzi. Cioè? Allora, diciamo che il concetto di educazione finanziaria spesso viene associato a sentimenti contrastanti. Alcune persone lo collegano a temi positivi come consapevolezza, responsabilità, sicurezza. Altre invece a giudizi decisamente negativi come difficoltà, noia. E invece l'educazione finanziaria è davvero importante, è un insieme di consapevolezza, conoscenza, abilità, anche un atteggiamento che può esserci utile per tutta la vita. Significa avere una sana comprensione delle scelte economiche, una sorta di, chiamiamola, consapevolezza di cittadinanza economica e quindi anche evitare nel futuro di cadere nelle grinfie di chi potrebbe approfittare delle scarse conoscenze. Ma come si acquisisce? Ci chiediamo. L'Università Cattolica, in collaborazione con Credem, ha sviluppato una ricerca che ha coinvolto 140 intervistati appartenenti a 3 generazioni, dai 20 ai 59 anni, e ha provato quindi a dare una risposta a questa domanda. Uno degli aspetti rilevanti che è emerso è che tutte le generazioni concordano sull'importante ruolo ricoperto da scuola e università,
considerate dal 40% del campione i luoghi ideali per sviluppare una prima fase di consapevolezza e conoscenza. Non a caso anche la Cassa Depositi e Prestiti ha promosso un progetto di risparmio che fa scuola, in collaborazione con Poste Italiane e Ministero dell'Istruzione, che punta proprio a far riflettere gli studenti di ogni ordine e grado sui propri comportamenti di risparmio economico, ambientale, energetico, anche alimentare, e su quanto questi comportamenti possano incidere sulla vita di ciascuno e della propria comunità. Poi c'è la strada intrapresa da Junior Achievement, che è la più grande organizzazione al mondo di educazione imprenditoriale e finanziaria. Questo progetto è partito dagli Stati Uniti 100 anni fa per aiutare i figli degli immigrati italiani irlandesi che arrivavano al porto di Boston e avevano un sogno di futuro. Quest'anno è riuscito a raggiungere più di 130.000 studenti. Ho chiesto ad Antonio Perdichizzi, che di Junior Achievement è il presidente, perché è così importante questo tipo di formazione. È molto importante diffondere l'educazione imprenditoriale e finanziaria perché, ancorché utile che qualcuno di questi giovani potrà sicuramente diventare un imprenditore, ma la cosa davvero importante è riuscire a dar loro delle competenze e un approccio, un modo di pensare, perché l'imprenditorialità è qualcosa di estremamente utile, qualsiasi sia il loro percorso professionale. Allenano appunto competenze come il lavorare in gruppo, il risolvere problemi, negoziare, saper parlare in pubblico, tutte soft skills, come appunto le definiamo, quindi competenze trasversali utili nella vita di ogni giorno e per qualsiasi professione e mestiere. Il progetto naturalmente non si è fermato lungo tutto questo periodo della pandemia, anzi abbiamo colto l'occasione per accelerare la nostra trasformazione digitale che era già iniziata e portare molta innovazione nella didattica, in modo tale che studenti e docenti, che sono i principali destinatari dei nostri programmi, potessero avere un'ottima esperienza di educazione imprenditoriale e finanziaria anche attraverso formule online che gli consentissero però di poter collaborare e generare le loro idee e poter fruire di questo importante dispositivo didattico. Ciò che conta è tenere sempre al centro loro, i ragazzi, che di questa fase storica e sociale stanno subendo le conseguenze peggiori. Francesca ha 15 anni e ha partecipato ad Under Radio, i laboratori radiofonici del progetto You the Future, the Save the Children e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti. Un modo per dare voce al proprio vissuto, specialmente nel difficile contesto della pandemia, e portare all'attenzione anche degli adulti le esigenze più profonde. In un primo momento, nella prima fase della pandemia, non molto, perché probabilmente dovevo ancora realizzare tutto quello che stava succedendo. Ho avuto anche la fortuna che io abito nello stesso palazzo del resto della mia famiglia, quindi questa solitudine, cioè nel senso vivere con mio fratello, mia madre e mio padre, non è stato un peso, pure perché c'erano i miei zii, i miei nonni. Però devo dire che questa solitudine la sto cominciando a sentire più che altro adesso, in questa terza ondata, perché ora veramente comincia a mancarmi proprio il poter uscire con i miei amici, il poter svagarmi, divertirmi, andare alle feste o semplicemente invitare un'amica a casa. Cioè, diciamo, mi manca quella spensieratezza che dovrebbe regalare a tutti noi l'adolescenza in questi anni. A Under Radio ha partecipato anche Emanuele, che di anni ne ha 17, e anche lui ha vissuto con fatica e sofferenza la pandemia. La mancanza di interazione e contatto sociale hanno inflitto colpi non facili da accusare. Di certo non esiste una valida alternativa al contatto umano. Un altro aspetto della pandemia che non mi ha fatto chiudere occhio, ecco, è stata la paura che da un momento all'altro le condizioni di salute delle persone potevano cambiare. Questo è stato un brutto elemento, onnipresente durante la pandemia, quindi proprio un brutto colpo. Ciò che mi spaventa di più è che la situazione proprio nel mondo in generale vada man mano a peggiorare sempre di più, lo vediamo oggi come oggi, voglio dire, con tutti i disastri, ecco, tutti quei mesti avvenimenti che accadono praticamente ogni giorno. Il 2020 è stato un anno abbastanza travagliato, ecco, il motivo per cui ho paura che la situazione vada sempre più degenerando, ecco, ho paura che il mondo fallisca. Una preoccupazione non da poco, in effetti. E quando si hanno paure così, come si reagisce? Come si fa a resistere? Forse con i sogni. Francesca parte da uno più semplice. Al momento il mio desiderio più grande è quello che tutto questo finisca e che
possiamo ritornare alla normalità, cioè poter rivivere quei piccoli momenti che prima di tutto questo sottovalutavamo, come un'uscita, un abbraccio, una cena con i parenti. Emanuele invece prova a guardare un po' più lontano. Ho una miriade di progetti e traguardi che ho intenzione di raggiungere, spero di raggiungere, voglio dire. Quello più importante è riuscire a fare qualcosa che sia utile, voglio dire, dare una mano, anche piccola, però riuscire a dare una mano, riuscire a conoscere molte persone, ecco, questo è un altro dei miei progetti, oppure, che so, riuscire comunque a creare insieme a molte altre persone, a tutti gli abitanti di questa terra, un mondo migliore, ecco, migliorarsi sempre di più, questo è il mio motto. Non saprei come concludere se non dicendo loro in bocca al lupo, ragazzi. Grazie Valentina Santarpia.